Porta qua Elena, porta, 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 porta. Elena, brava. Brava Elena, brava. Brava Elena. Super Elena, brava. Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Oggi argomento cartucce da quaglie, come avete visto. Allora, ve l'avevo promesso, noi le LG le abbiamo testate, intanto quelle con la mitica, parlando di una marca di cartucce, eccola qua, ALG, le abbiamo testate alla placca e facendo prove di penetrazione, quelle con la mitica borra elicoidale ALG. Ma ALG carica tante altre munizioni. Noi cacciamo molto, anche caccia alle quaglie, almeno fino ai primi di ottobre, qui dove ci troviamo in Croazia. E io le caccio in maniera sportiva, come vanno cacciate le quaglie, con i cani da ferma, e Lorenzo e Antonio mi hanno detto, pregarci, abbiamo delle cartucce per te Andrea, eccezionali. Ecco quali sono le cartucce. Loro me le hanno consigliate vivamente, anche se nell'immagine c'è un tordo, ha detto, Andrea, ti prendi le nostre MiG 25 Bior come prima canna, piombo 11, ovviamente parliamo di calibro 20, vedete qua il device con cui le sparo, la mia ormai storica doppietta dei fratelli Poli, lapis, bellissima in configurazione lusso, fatta apposta per me su misura, canne cilindrica e 3 stelle, che adopero per quasi tutta, praticamente tutta caccia, ma specificatamente proprio per le quaglie, io sopra il 20 non vado mai. Mi hanno dato questa cartuccia, mi hanno detto questa come prima canna e MiG 25, eccole qua, ovviamente non Bior, le vedete, sono sempre le MiG 25, calibro 20 ALG, piombo 10, come seconda canna, quindi con una normalissima bora contenitore, ma caricamento speciale, dosato in maniera certosina. Vi dico subito che a me mi aveva fatto un pochettino, tra virgolette, come storcere il naso la grammatura, mi sembrava un po' bassina, dico 25 grammi tutte e due, mi sembrano pochi, chissà se arrivano dove devono arrivare, se c'è tutto il piombo che ci deve essere, insomma, i soliti dubbi stupidi da noi cacciatori. In realtà le abbiamo provate sul campo e sono perfette. Cosa vuol dire che una cartuccia perfetta da quaglie? Prima canna e seconda canna. La prima canna, noi soprattutto sotto la ferma dei cani, cosa si deve fare? Ci deve consegnare un animale abbattuto così, perfettamente integro, vedete, senza sciuparlo in fucilate che sono un po' dappresso, non ci deve venire l'ansia se la dice oddio la spacco tutta, no, non spacchi niente, ma altrettanto, questo avete un bel maschio di quaglia, essere capaci di ingaggiare intorno a distanze che non è che dico siano importantissime, ma fino ai 25 metri 30 deve funzionare bene la cartuccia. Eccole qua,
Qui abbiamo fatto una prima canna, una seconda canna, questa invece è una bella femmina di quaglia. Vedete, gli animali sono perfettamente integri. Perfettamente integri, e questo vuol dire che le cartucce vanno molto molto bene. Dopo c'è stata anche qualche seconda canna. Cosa deve servire una seconda canna da quaglie? Perché il tiro non è mai difficilissimo per chi è un discreto sparatore, c'ha discreti cani, riesci sempre a sparare abbastanza bene. La quaglia non vola mai come un beccaccino, perlomeno nelle giornate tranquille come abbiamo cacciato oggi, in quelle che stiamo trovando adesso, senza vento forte, insomma in posti pianeggianti. E ti deve servire la seconda canna per ingaggiare, nel caso hai padellato, un pochettino più lontano. E dico per questo, perché le copiole a quaglie, i doppietti che si possono delle volte fare per me sono immorali. Perché immorale? Perché spesso si rischia di perderle tutte e due, non le ritrovi, anche perché soprattutto quando abbiamo climi, guardate, io vorrei che adesso l'operatore ci inquadrasse per terra, asciutti e secchi, ma poi lo vedete dalle immagini come sono, se cadono negli erbaccioni anche con cani bravi, potete, non mi raccontate le cazzate, super riportatori, so come va a finire. Se i cani non l'hanno vista bene, andate in un erbaccione, voi non la sapete indicare, può capitare di perderla, e un animale non deve essere mai sciupato. Quindi la seconda canna da quaglie serve per recuperare la padella, o in caso hai partita molto lunga, secondo grilletto, come adopero io perché ho il bigrillo, stringo la canna più strozzata dove ho la cartuccia con piombo un po' più grosso e la borra contenitore, e attingo distanze maggiori. Le cartucce sono velocissime, le ho viste perché un paio di colpi sono andati per terra, sono molto 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 veloci, molto 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 ben dosate, e si doppiano bene i colpi, perché pur essendo veloci non danno grande rinculo. Veramente, cosa posso dire? Super, veramente munizioni con cui mi sono trovato da Dio. La stagione qui a quaglie è appena cominciata, perché molto molto in ritardo. Oggi siamo riusciti a divertirci, perché quando alla fine della giornata, faticando come le bestie, tu riesci a portare a casa 6 quagliette, io ragazzi dico che uno deve essere non soddisfatto di più. È una cacciata veramente veramente da signori, di lusso, se animali veri, se animali nati nel territorio, forse un paio, è cominciata anche un po' di immigrazione, non lo so. Guardate, guardate che meraviglia. Queste siamo io e mia moglie, 3 quaglie a testa, prepariamo il risotto, ci concediamo una mangiata da signori, avendo fatto una giornata splendida, una bella mattinata, mossi i cani, allenati noi, e provato 2 grandi cartucce dai nostri amici della ALG. Ragazzi, se non le trovate, chiedetele, perché so che molti mi hanno detto che non è facilissimo trovarle, a parte che Bruschetti e tante altre armerie nel centro Italia ce l'hanno e tanti le stanno tenendo. Andate dal vostro armiere, nella vostra armeria, e dite: io le voglio ordinare. Nel frattempo, volete saperne di più? Leggete i nostri pezzi Solfo Shoot e Solfo Hunters di recensioni, e se volete saperne di più ancora, andate nel sito della ALG e telefonate ai 2 magici fratelli. Vi rispondono, sono carinissimi, e trovate il modo di procurarvele. Nel frattempo, ragazzi, un in bocca al lupo come una casa. So che è cominciata la preapertura in Italia, la tortora, a breve comincerà anche la stagione con i cani da ferma. Nel frattempo noi cerchiamo di regalarvi belle emozioni, contenuti tecnici, un po' di divertimento e un po' di buon umore. Quindi ragazzi, un abbraccio grande come una casa, e viva la caccia e buona vita a tutti.